Rieccoci a Cadillac Dinosaurio, un let's play di Ace the Brave. E Yuga. Vogliamo ricordare comunque, notavo che Jack ha una pettinatura assurda. C'ha Sì. E una banana da una parte e la riga ha dall'altra. mezza barba e mezzo baffi. È Esatto. proprio un bel figurino. Complimenti. Adesso capisco perché è un garage cadente. Un garage cadente, sì. Esatto. Siamo tornati al primo schema, sembra, invece. Sembra, infatti lo sfondo è quello del primo schema in realtà. No, dovevo picchiare lui, non te. Toh. Siamo entrati in un castello? Perché ci sono delle moto? Sì. Funzionato benissimo, salvo. Corri. Sempre lo su io. Facevi punti. O dovevi spararli a mano. Dovevi lanciarli a mano. Eh? Dei proiettili a mano. Proiettili. Dove si accanisce con un bazooka contro il muro. Occhio. Aspetta. Che è bello così adesso. Scazzottato da bar. Marmellata di ciccione contro il muro. Non mi ricordare come sono ovviamente messo bene. Per il tuo sasso. Aspetta, Vai, fermo. vai, vai, vai. Una combo di sassi che non fa niente male. Ops. Cioccolato. No! Sì, devo darlo a te. Lento. Ma perché si ferma a raccogliere le cose? No! Anche Per me è un po' sufficiente, che tristezza. Però c'è il bazooka, io. Che non fa niente male. Ma chi ce ne frega del bazooka? Funziona. Almeno il bazooka riesce a tenerlo bene però. Oh, un classico schema ascensore. No, è più bello col bazooka. Vai. Lo salvo, eh. È libero. Vado al terzo. Questo coltello non mi lascerà per tutto l'ascensore. Ma perché fai sempre tu le vite? È perché sono a 1 milione di punti e non ancora. Prendere il German al volo. Questo. Con calma, tanto c'è tempo. Che tempo. No! Sobrissimo. Io li ho mancati. Lanciamoli a caso. Sono un po' invadente. Ecco, una biblioteca in un laboratorio sì, in un segreto. laboratorio segreto, una biblioteca, giustamente. Chi è che ha disegnato questo schema? Chi è che ha disegnato questo schema? Oh! Mi mancava! Due! Tre!
addirittura tre, perché sarebbero due, ma con due player devono essere sempre di più. Direi che li abbiamo uccisi tutti e tre. Concorso Greta. Massimo top. Oddio, tre Blanca, attenzione. Io volevo tre. Alla fine troveremo tre Mr. Bison. Giustamente. Vieni a prendere il diamante che fa i punti. Un diamante enorme, tra l'altro. Sì, vieni a prendere il diamante che fa un sacco di punti. Grazie. Oh, vediamo chi c'è. C'era la maniglia in realtà. Con un pugno. C'era la maniglia. Sì, poteva esserci la maniglia. Grazie. Club. Happy Bar in the Club, però. Il caffè. Che a me piace, quindi mi dà energia. Nella sua posa da maschio alfa. Stavo per. Fatto come Neo di Matrix. Ed eccoci al boss, che sono questi tre Slice versione dinosauro. Ricordiamo lo scienziato con la testa più grande del mondo. Lo scienziato pazzo più atipico che esista. Esatto. Sembra uscito dai Simpson solo rosa. Sì. E ben tre Slice out. E li prenderò bastonate? No, non ha funzionato. E intanto Fessenden, che è il nome del dottore, se la ride sullo sfondo. Si sta ridendo perché in realtà è sintonizzato su un altro canale. Si sta guardando i Simpson su Teleuno. Ah, io ho perso addirittura un'altra vita. Anch'io ho perso una vita. Qua siamo messi, siamo messi molto bene. Mia. Direi che hanno esagerato. Ah, un'altra vita. Sì. Sono un po' tanto forte. Peccato non stanno mai fermi. Stiamo facendo abbastanza schifo questa sfida. È l'emozione. Ho perso un credito e adesso arriva. Vediamo se è un'arma d'eccezione. Niente, roba non c'è. Qualcosa che funziona. Uno è quasi morto. Uno è andato. Due. Aspetta. No, stai per farcela. Uccidilo presto che sto perdendo la vita. Vabbè, lo uccido io col bazooka. Toh! Aspetta. Già che ce l'ho. La bazookata in faccia. Il panino! Preso. Preso, bravo. E infatti è un po' più contento di prima. I'm a bad mamba jamba. E grazie. È un po' abbacchiato però comunque, nonostante il panino, perché non era al tonno. Ok,